questo spazio noi parliamo spesso di Made in Italy ed oggi vogliamo parlarvi di un Made in Italy davvero molto molto particolare. Ne parliamo con Giancarlo Laurini, presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, un notaio quindi. Che c'entra il Made in Italy? Notaio Laurini, diciamo che Russia e Cina sono interessati dal nostro sistema di notariato e mandano molti praticanti a studiarlo. Che significa? Che questo è un Made in Italy che piace all'estero? È un Made in Italy che piace molto all'estero, che è piaciuto moltissimo in tutta l'area già da moltissimi anni dell'Europa continentale, dell'America e dell'Africa, che adesso sta sfondando in Asia, in paesi emergenti come la Cina, in cui si sente il bisogno di questa particolare figura del notaio. È vero che sono 83 gli stati al mondo che hanno adottato il nostro sistema di notariato? Sì, sono i membri dell'Unione Internazionale del Notariato, di origine latina, e che quindi si rifà alla nostra tradizione, al nostro sistema romano di impostazione della attività, della funzione pubblica notarile, che ha questa sua caratteristica di portare a fianco dei cittadini una funzione pubblica di garanzia per tutti. Ecco, ma che cosa c'è che piace e per quale motivo il notariato modello italiano viene studiato all'estero? Ma piace perché il notaio semplifica la vita al cittadino, garantisce lo Stato in ordine alla legalità degli atti, alla conformità alla legge, al pagamento delle imposte dovute, è un consulente dei cittadini che hanno bisogno di risolvere dei loro problemi e ha il grande vantaggio di diminuire fortemente il contenzioso, cioè i processi, le cause che si fanno dopo i contratti, quando il contratto è fatto dal notaio che garantisce personalmente la conformità alla legge, viene meno molto la necessità del cittadino di rivolgersi alla magistratura. Ecco, allora parliamo di Italia. 47° congresso nazionale del notariato c'è stato di recente. Voi avete fatto una serie di proposte per semplificare ulteriormente la materia. Parliamone un attimo. Sì. Quali sono i punti principali? I punti principali sono questi: nell'intento di dare un contributo alla semplificazione, all'ammodernamento del nostro sistema giuridico, e che riteniamo essere importante questo, perché una categoria professionale non solo deve essere quotidianamente al fianco dei cittadini attraverso i professionisti, ma deve dare un contributo di idee che viene dalla sua esperienza, dalla cultura, a chi deve fare le leggi, a chi deve modificare, adeguare l'ordinamento. Ecco, noi abbiamo un cartello che la regia adesso ci mostra e vediamo. Le proposte riguardano lo Stato di famiglia, i patti di convivenza Italia-Europa, l'introduzione di accordi prematrimoniali, introduzione del certificato di successione e sportelli di consolenza gratuita ai cittadini, giusto? Sì, sì, sono perfetto. Questi. Dirò, per i patti di convivenza è una proposta che noi abbiamo fatto di fronte all'iter tormentato che questa materia ha ormai da decenni nel nostro Parlamento, e quindi non si riesce a trovare una soluzione che soddisfi una esigenza profondamente sentita nella società, cioè quella di dare una disciplina a quelle unioni tra coloro i quali non possono o non vogliono comunque contrarre matrimonio. La nostra proposta, che prescinde completamente da problemi di carattere etico, religioso, morale, sociale, si pone solo questo obiettivo, quello di dare la possibilità a chiunque voglia convivere, voglia vivere insieme ad un'altra persona, indipendentemente dal sesso, dalle ragioni affettive o meno che gli suggeriscono questa convivenza, noi diamo una disciplina a questa unione. Quindi si potrebbe andare in teoria dal parroco, dal sindaco o dal notaio. O dal notaio, perché si può dal notaio regolare questa cosa, il che è la stessa cosa poi per le convenzioni prematrimoniali, che è qualche cosa che un istituto giuridico che esiste in tanti altri paesi e che serve ai coniugi per prevedere
una sistemazione patrimoniale tra di loro nell'ipotesi in cui il matrimonio dovesse sciogliersi, quindi lo si prevede prima che ci sia la crisi. E come è stata accolta negli ambienti che contano e che valutano queste devo cose? Devo dire con grande interesse, perché queste nostre proposte hanno il pregio di prescindere da visioni politiche, come dicevo prima, da impostazioni ideologiche, si pone proprio dal punto di vista, io direi, prettamente notarile di osservatori della realtà e di propositori di soluzioni per i cittadini. Senta, mia zia non me lo perdonerebbe mai se non glielo chiedessi, ma non è che i notai sono troppo cari, come si dice, devo andare dal notaio? Guardi, l'errore qual è, in cui cadono tutti? Sono andato dal notaio, ho pagato questa cifra, non sapendo o non considerando che di questa cifra molta parte serve per pagare le imposte che gravano sull'acqua. Ho capito. Se lei paga 5.000 euro, dico poco, ma molto probabilmente 4.000 sono di imposte e solo 1.000 sono le spese, l'onorario e tutto quanto spetta al notaio. Quindi, anzi, il notaio, e questa è una realtà che va resa nota, in altri paesi dove il notaio non c'è, al cittadino costa molto di più una transazione immobiliare o una costituzione di società. Ma su questo noi avremo modo di far chiarezza, perché è assolutamente importante. Grazie allora a Giancarlo Laurini, presidente del Consiglio Nazionale del Notariato. Grazie a lei.